Eccoci qua, buongiorno, benvenuti alla Zuppa di Porro in macchine per andare a Piacenza con Leo. Ciao Leo, tutto ciao. A posto? Tutto a posto, hanno fatto il governo, sei contento? Contentissimo. Contentissimo. Anche Leo è contento perché hanno fatto il governo, che cosa ne pensano i giornali è il tema fondamentale di oggi. Conte apre al Colle, cioè sostanzialmente un po' i giornali, questo è il titolo della Corriere della Sera, ma non soltanto il Corriere della Sera, che cosa fanno? Hanno notato come in realtà Conte ieri abbia trovato un nuovo azionista, oltre a Salvini e Di Maio, i due azionisti di maggioranza del suo governo, che ricordiamolo ha 6 voti di vantaggio al Senato rispetto alla minoranza, quindi insomma deve avere l'astensione benevola delle opposizioni per poter continuare a campare, e comunque di tanti solidali che non vorranno andare certamente a casa alla fine della legislatura. Ma comunque l'altro azionista di cui stavamo parlando e che oggi tutti i giornali raccontano è proprio il Quirinale, perché tutti notano come nel discorso che ho fatto ieri Conte ci sia molta Europa, molto rispetto insomma delle forme europee. Ci mancava altro che ci fosse l'inno alla gioia, e allora avremmo avuto un Macron anche se di Foggia al Quirinale. Poi altre cose riguardano, voglio dire, ci sono un po' di cascami ancora sul suo curriculum. Oggi mi sembra che ad attaccarlo ci sia, non mi ricordo se sulla Stampa o sul Messaggero o addirittura sul Corriere della Sera, qualcuno che dice, c'è un'intervista a qualcuno che dice ma non è mai stato a Cambridge, insomma dopo New York anche Cambridge, ma insomma direi che è passata in cavalleria la questione del curriculum. Quello che conta è che è stato incaricato con riserva e che quindi oggi tutti si chiedono come sarà il governo di Conte e soprattutto quale sarà il suo i suoi ministri, perché sulla questione dei ministri si apre la grande questione: Savona sì, Savona no. In realtà Savona, come tutti voi forse ricordate, è stato anche un ministro del governo Ciampi, certamente un professore universitario stimato. Oggi mi sembra che c'è Visco che in un'intervista dice sarebbe pericolosissimo. Beh, insomma, mi viene voglia di pensare, di dire che se Visco in un'intervista oggi dice che è pericolosissimo Savona, beh, dopo aver visto Fisco alle finanze, forse potremo anche digerirci Savona. Anzi, sono ben contento di Savona al posto di Visco in quello che è diventato il Ministero Economia e quindi Tesoro e Finanze insieme. Quindi questa è proprio la logica, no? Se immaginate che Visco dica che è una preoccupazione e Savona, beh, insomma, dico, ma siamo veramente così sicuri di andare come dei pecoroni a dire quello che dicono gli establishment? Perché Visco sarebbe l'establishment, tra le altre cose, l'inventore dell'IRAP, la tassa più cretina e imbecille che esiste sulla faccia della terra, perché prima che la riformassero vari governi, compreso l'ultimo, quello di Renzi, pensate un po' voi, era una tassa che di fatto gravava anche sugli interessi che tu pagavi in banca, passivi, e sulle persone che tu assumevi, quindi è una cosa che soltanto un pazzo poteva aver concepito, ma noi l'abbiamo concepita, tassa unica al mondo. Oggi Travaglio, ed è una cosa che mi ero dimenticato di dire nelle settimane scorse, ma ormai è diventata una caratteristica tipica dei fondi del Fatto Quotidiano, che è diventato un giornale così delicato, così attento, così educato nei confronti di questo governo, che non sembra più il Fatto di un po' di anni fa, che invece qualsiasi cosa facesse, qualsiasi curriculum sgarrasse anche di una sola virgola, impazziva. Invece oggi non impazzisce. Beh, insomma, Travaglio oggi sul Fatto che cosa fa? Prende in giro i giornali che si sono occupati del curriculum di Conte. Allora, il punto che io faccio editoriale è che ormai leggere Travaglio è leggere il giorno dopo la critica ai giornali del giorno prima. Insomma, almeno leggiti la zuppa, fai la zuppa come faccio io tutte le mattine, almeno le critiche ai giornali le fai il giorno stesso, non devo aspettare un giorno a sentire sempre e comunque una critica ai giornaloni del giorno prima perché non hanno fatto quello che Travaglio pensava fosse giusto fare. Andiamo avanti con uno dei miei miti, e anche vostri spero, Lucia Annunziata. Lucia Annunziata è uno dei miei miti perché ogni volta che scrive un pezzo bisogna intuire, come fosse un rebus, che cosa vuole dire. Lei e Aldo Grasso hanno questa caratteristica, però almeno Aldo Grasso scrive bene, mentre Lucia Annunziata ha un suo gergo molto particolare che oggi io in alcune fasi vi voglio leggere. Annunziata, il discorso di Conte mette in moto la ruota del cambiamento. E vai, questa ruota del cambiamento messa in moto dal discorso ieri di Conte. Cazzo, c'è tutto il mondo che dice ammazza come si è messa in moto la ruota del cambiamento.
giro di pagina nella storia istituzionale, qui è una cosa che capisco anch'io, cioè ieri c'è stato un giro di pagina nella storia istituzionale, poi scopriamo che Conte dà voce all'aspirazione neo-moderna, giuro, dà voce all'aspirazione neomoderna, ma come cacchio scrive? Ma che vuol dire? Cos'è? Ma cos'è secondo te l'aspirazione neomoderna? Tu lo sai? No. No, l'aspirazione neomoderna. Se non lo sai tu, Nicolo, come faccio a saperlo? Hai ragione, se non lo so io non lo so neanche lui. Ma l'annunziata lo sa? Lei sa tutto. Però non ti devi mai dimenticare che lei dice, scrive, giuro, c'è sulla stampa, compratela! Domanda maliziosa ma non oziosa, cioè lei fa la seguente domanda: cosa sia un avvocato del popolo nei panni di un premier, cosa sia un avvocato del popolo nei panni di un premier, e lei stessa, a questa domanda che lei stessa si fa sulla stampa, definisce questa domanda una domanda maliziosa ma non oziosa. Straordinaria, annunciata numero uno, voglio avere, come se fosse una raccolta di scritti di Philip Roth, tutti gli scritti dell'annunziata, perché è da farsi un bel tragitto fino a Piacenza nel leggere piacevolmente con Leo tutto quello che lei ha scritto negli ultimi anni. Veneziani cosa ha scritto oggi? Veneziani ha scritto che il vero conflitto del futuro, e questo è molto interessante perché è una lettura di quello che succederà nel centrodestra, è tra il popolo e le oligarchie, cioè sostanzialmente lui, come Salvini e come tanti altri, dice, è arrivato il governo Conte e deve dimostrare che rispetta la nuova, diciamo, struttura dell'antipolitica e della politica e diciamo dei partiti del XXI secolo, e cioè establishment, cioè le oligarchie contro popolo. Oggi il popolo al governo, ma che cosa vorrà fare? Ferrara, che è una oligarchia, una sapiente, pesante oligarchia, oggi invece si interroga sul fatto che Mattarella, ma che cavolo farebbe fatto sto Mattarella? Il nullismo totale. Insomma, da un establishment che attacca l'establishment, è piuttosto interessante leggere il punto di vista di... E pensa questa qua, Rossella, ma pensa a guidare, che è pericoloso. Glielo vuoi dire che guidi tu? Sto guidando io, Rossella, stai tranquilla. Eh? Fai vedere, oh, guida lui. Bene, ci siamo.